organico e di valore e le ambizioni societarie sono abbastanza chiare, ma qualche inciampo imprevisto ha rallentato di molto la marcia del Montalfano, che tuttavia ha il merito di essere riuscito a rimanere comunque sulla scia delle migliori ed ha tutto il tempo necessario per recuperare il tempo perso e riagganciarsi stabilmente alle sfere altolocate del girone B di seconda categoria. Lo scivolone di Gissi, comunque prevedibile per il valore dell'avversario, va cancellato al più presto, ma la sfida odierna è di medesima alta difficoltà. A Montalfano la truppa del presidente D'Alberto ospita infatti il Villa Santa Maria, tra le piacevoli novità di inizio stagione, protagonista di un avvio perentorio che ha fruttato 4 successi nelle prime 5 gare di campionato. E ad avvalorare questa asserzione arriva anche la buona partenza sul terreno del Montalfano, con i neroverdi che passano all'incasso dopo 11 minuti sfruttando il corner di Jacobucci, che scodella centro area, dove Gentile è il più lesto di tutti per staccare e spedire la sfera in fondo al sacco. I gialloverdi provano a reagire e nell'immediato si registra l'inzuccata in area di Grigoli, che manda la sfera a sorvolare i legni di Marchetti. Va molto meglio al compagno di squadra Vetta, che al 19° acciuffa il risultato di parità, risolvendo in mischia da 2 passi sugli sviluppi di un calcio da fermo di Della Penna. I villesi provano ad affondare nuovamente gli artigli, ma lo spiovente in area di Vatieri è facile preda di Raspa. I ragazzi di mister Marchetti, protagonisti di un buon avvio, devono soccombere ripetutamente a ridosso della mezz'ora. Al 29° i padroni di casa operano il sorpasso con Menna, abile ad elevarsi sul traversone dal fondo di Argentieri, vero propiziatore del raddoppio giallo-verde. Passa appena 1 minuto e il Montalfano cala il tris. Stavolta è Portellini ad apporre il proprio nominativo nel tabellino marcatori, con una buona manovra corale che si sviluppa sulla destra, scambio che va a chiudersi con Menna e diagonale chirurgico dalla media distanza che regala il terzo dispiacere domenicale al giovanissimo portiere villese. Nel finale i neroverdi del presidente Baruffal provano a riemergere, ma i tentativi di Jacobucci su palla inattiva e direttamente dalla bandierina e quello conclusivo di Vatieri non danno grossi grattacapi all'estremo giallo-verde. I villesi devono osare di più, visto il risultato compromettente ma ancora rimediabile, e alla ripresa dei giochi riescono a fare un passo avanti. Al 7° Raspa e la difesa montalfanese riescono a limitare i danni sull'incursione in area di Angiolillo, ma devono arrendersi 1 minuto dopo a Gentile, che va a firmare il bis personale con un tocco di rapina, approfittando della corta respinta di Raspa, impegnato dal precedente calcio da fermo di Argentieri. Intervento dubbio in area di Casciato ai danni di Menna. I gialloverdi invocano il penalty, ma il signor Maccione di Vasto lascia proseguire. Il 7 di casa è il protagonista dell'inzuccata successiva, che manda la sfera a scavalcare di pochissimo i legni della porta neroverde. Va molto meglio a Bocconcelli, che al 25° dilata il vantaggio con un tocco nella porta semi incustodita, al culmine di una percussione che si sviluppa dalla corsia di destra. Il sipario cala definitivamente sulla storia della contesa, con il 5° sigillo neroverde autografato da Grigoli, che finalizza un suggerimento dal fondo del neoentrato Fayè e del tocco successivo di Bevilacqua. Il Villa Santa Maria attenua la disfatta con il solito Gentile, per lui giornata personale da incorniciare con le 3 reti personali, ma che non bastano per evitare la sconfitta. E nelle fasi di recupero il risultato va ad assumere proproporzioni tennistiche con la 6ª marcatura firmata da Fayè. Mister Di Sando, grandissima battaglia, alla fine avete avuto la meglio. Sì, sapevamo insomma che era una partita tosta, perché Villa Santa Maria non a caso era la capolista fino ad oggi, adesso non so altri risultati. E spiegavo ai ragazzi che era una partita ostica, non semplice da approcciare nel migliore dei modi, anche se devo dire che le prestazioni da quando sono arrivato non sono mai mancate, anche a Gissi, il mio modesto parere, non meritavamo assolutamente di perdere. Però poi al calcio gli episodi fanno la differenza. Loro sono stati più bravi a fare le occasioni che hanno avuto, noi a Gissi un po' meno bravi. Oggi invece, anche oggi, un po' di occasione non le abbiamo sfruttate, però va bene lo stesso. Mister, avete preso i gol sul calcio piazzato, forse da rivedere qualche cosa sotto quell'aspetto in settimana? Sì, effettivamente da quando sono arrivato sto lavorando a più settori, mi sono concentrato un po' più sul giocare palla a terra, aggressività della squadra, buttare il meno possibile la palla, e ti dico sinceramente che su
i calci da fermo abbiamo fatto nulla, quindi in settimana c'è la sosta, lavoreremo molto su questo aspetto qua. Nell'altra intervista aveva detto che questa squadra ha qualità, oggi le ha dato ragione. L'ho detto e lo confermo, per me questa squadra ha qualità e carattere. E quindi, come le dicevo anche due settimane fa, per me si possono fare grandi cose. Siamo con Paolo Grigoli, capitano storico del Mondalfano. Grande battaglia della tua squadra oggi. Buonasera. Sì, come ogni domenica, diciamo, mettiamo sempre del nostro per dare sempre il meglio. Purtroppo in casa forse siamo un pochetto diversi, ci mettiamo più grinta e riusciamo a ottenere risultati migliori di quelli fuori casa. Ma adesso faremo una settimana di riposo, perché domenica prossima non giocheremo e poi siamo pronti per andare in trasferta la prossima e cercare di levare questo tabù che dobbiamo battere. Sull'1-0 ti abbiamo sentito dire non è successo niente e dopo hanno reagito molto bene tutti quanti. Sì, purtroppo certe volte entriamo in campo un po' troppo superficiali, entriamo poca cattiveria e poca, diciamo, voglia di andare su tutti i palloni. E dopo alla fine siamo usciti e non è solo oggi che dimostriamo di avere questa cattiveria e cercheremo di andare avanti e fare sempre il nostro meglio. Luigi Colameo, ti aspettavi una prestazione così di spessore dei tuoi oggi? Ma sì, mi aspettavo una grande prestazione, anche perché anche la scorsa partita, a parte il risultato, c'era stata una giusta prestazione, poi il risultato ha parlato, ha vinto il Gissi e quindi ci siamo presi la sconfitta. Oggi sapevamo che veniva la capolista, veniva da tanti risultati positivi, quindi non era facile, però l'abbiamo preparata bene, alla fine è arrivato il risultato. Quel gol preso a freddo e come si è svegliato la squadra, grande prova d'orgoglio di tutti quanti. Sì, ma diciamo questo è uno dei nostri pregi, pregi e difetti, perché quando subiamo gol abbiamo la forza poi di reagire e più delle volte, ecco, andare anche a finire la partita in vantaggio. Quanto è importante per il morale della squadra una vittoria con la prima in classifica oggi? Sicuramente per il morale è molto importante, perché ripeto, non era facile, perché affrontavamo la prima in classifica, è vero che stavamo dentro casa, però se una squadra è prima vuol dire che lo merita, ha il potenziale, quindi sicuramente non era facile. Abbiamo vinto una partita anche di 3 gol di differenza, anche se dalle occasioni forse meritavamo di vincere anche con qualche gol in più, però va bene così.